Per prevenire la diffusione del contagio da coronavirus Covid-2019, la Regione Toscana ha indicato 10 semplici regole di comportamento da seguire. Eccole. Lavati le mani con il gel alcolico o con acqua e sapone il più spesso possibile. Non toccarti occhi, naso, bocca con le mani. Anche se le mani sembrano pulite, lavale con il gel 30 secondi o con acqua e sapone 60 secondi il più spesso possibile. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, garantisci un'adeguata areazione degli ambienti. Ogni volta che tossisci o starnutisci, copriti il naso e la bocca con un fazzoletto o con l'incavo del gomito. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, mantenendo possibilmente la distanza di almeno un metro e riduci per quanto possibile le visite a parenti o conoscenti ricoverati. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. Se hai febbre, raffreddore o tosse, non recarti al pronto soccorso in ospedale o in strutture ambulatoriali e contatta il tuo medico. Se hai avuto contatti stretti con casi confermati di Covid-19 o sei tornato da meno di 14 giorni dalle aree interessate dall'epidemia o da zone sottoposte a quarantena, devi contattare i seguenti numeri telefonici messi a disposizione dalle aziende sanitarie: 055 54 54 777 ASL Toscana Centro, 050 95 44 44 ASL Toscana Nord Ovest, 800 57 95 79 ASL Toscana Sud Est. Rimanda le prestazioni ambulatoriali e i ricoveri programmati, soprattutto in caso di presenza di sintomatologia febbrile e o respiratoria, in accordo con il medico di riferimento per riprogrammarle successivamente. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Dopo il contatto con gli animali è sempre buona norma effettuare il lavaggio delle mani. Prevenzione, prevenzione e ancora prevenzione. La salute è un bene individuale e collettivo. Per avere cura di te e rispetto della comunità, se hai febbre o sintomi influenzali, stai a casa e chiama il tuo medico o pediatra di famiglia. Continuiamo a lavorare insieme.